Salve care amiche e cari amici, ieri che era venerdì santo avrei voluto fare un video per augurarvi una buona Pasqua, una felice e prospera Pasqua 2020. Ma in tempi di coronavirus, di Covid-19, in tempi più di quarantena che non di quaresima, ci troviamo tutti isolati agli arresti domiciliari e a festeggiare, come nel mio caso, la Pasqua senza dolci caratteristici e senza uova di cioccolato. E quindi che dire? Si sta chiusi in casa, si sta tutto il giorno in tuta o in pigiama, non si esce. L'unica cosa che non si pensa fare è celebrare le feste. I parenti, i familiari, gli amici si vedono alla distanza, se si vedono o si ascoltano per telefono. E niente, questo Covid-19 ha stravolto le nostre esistenze. Secondo Bill Gates, finirà la quarantena nell'emisfero nord, cioè il nostro, intorno all'autunno o all'inverno del 2021. Quindi ce ne abbiamo ancora per un po'. I politici e le autorità ci danno con il contagocce la quarantena in modo da non allarmarci troppo, ma è possibile che fra 15 giorni rinnovino la quarantena, perché dicono che la seconda fase sarà ritornare a vivere gradualmente. Ma ci credono in pochi, in molti credono invece che gradualmente continueremo la quarantena e saranno poche le attività e gli aspetti della vita che si potranno sbloccare. Io dico che altri 2 anni come minimo durerà, come la spagnola o la peste bubonica, e poi sparirà, svanirà tutto nel nulla per dare prima o poi luogo a un'altra pandemia, come è già successo nel 2015, nel 2010. Tant'è vero che Bill Gates ha parlato nel 2015 dell'Ebola del 2014 e della SARS, che appartiene alla famiglia dei coronavirus, al ceppo dei coronavirus. Poi ci sono anche spore, batteri, microbi. Non perdiate la speranza. Se non sarà un coronavirus, sarà qualsiasi altra cosa. E che il fatto che l'essere umano è diventato un parassita del pianeta Terra. E la Terra, per sbarazzarsi del suo parassito, la razza umana che lo sta depredando, il pianeta Terra ha sguinzagliato questi anticorpi. Allora, o noi cambiamo la forma di vivere nel pianeta, oppure la natura si sbarazzerà di noi, perché noi potremmo essere utili, ma non indispensabili alla vita in questo mondo. Con o senza di noi, il mondo può pure andare avanti. Leggetevi il Carducci. Leggetevi i pascoli, che la natura può anche andare avanti a prescindere dalla disgrazia dell'individuo o della specie umana. Così come prima di noi è esistito il mondo, gli animali, continuerà anche a esistere miliardi d'anni dopo di noi. Allora, rinnovando le speranze perché tutto questo possa finire e perché i governi e gli stati possano porre rimedio a queste pandemie che durano ormai da secoli, vi auguro ancora una volta il vostro Sant'Enchan buone Pasque, senza uova, senza cioccolate, senza dolci, andando a fare la spesa soltanto per prendere pasta, uova, farina, carne, olio, carta igienica, mascherine, stampanti, tuner e carta per stampare i permessi di circolazione. Ma vabbè, è così che ci tocca vivere adesso. Allora, ringraziandovi di nuovo e congedandomi da voi, questo voleva soltanto essere un video breve per augurarvi buona Pasqua. Anche se lo faccio in ritardo, lo volevo fare ieri, ma è sempre meglio tardi che mai. Poi voi state tutto il giorno a casa come me e quindi mi sembra che questa domenica è Pasqua, io non ho idea.
me le feste sono laiche, non sono religiose. Comunque, ciao. E intanto mi sto rileggendo La cena segreta catara. Ciao, ciao. Volevo salutare tutti voi, tutte e tutti voi che commentate i miei video, ma siete in troppi e dovrei fare una lista e leggerla in mezz'ora. Invece volevo fare un video corto. Quindi tanti saluti a tutte e tutti voi. I greeting all of you. Have a nice Eastern day. Bye bye. Share this video, like and comment. Ciao. Io non so a voi, ma a me le attualizzazioni di Windows mi fanno impazzire. Adesso per fortuna in 30 secondi è passato dal 29% al 60%, ma è stato più di 4-5 ore tutto il pomeriggio, tutto il santo pomeriggio, perché oggi è venerdì, festa. Al 20%, e adesso in un istante, neanche inizio a filmare, e sta al 60%. Veramente pazzesco. Adesso chissà quando progredirà di più, però per fortuna che è passato dal 20% in qualche ora al 40, 39, 40, e poi in un paio di secondi è passato al 60%. È tutto perché probabilmente il wifi è molto più lento e io gli ho messo il cavo che è del computer, che c'ho la DSL, gli ho messo il cavo perché c'ho il computer che non ha il wifi. Allora forse è questo che me l'ha accelerato un po', ma veramente mi scocciano le attualizzazioni di Windows. Commentate sotto questo video cosa ne pensate voi delle attualizzazioni di Windows, che sono repentine, inconvulse e non finiscono più, durano ore e tu non puoi utilizzare, perché non le puoi sospendere, il tuo computer. È veramente pazzesco.